e Giorgio Antonio Leone. Si passa al momento successivo e si rimane sempre in tema di etichetta, soltanto che si parla di etichetta da un altro punto di vista, quindi sul packaging come strumento di marketing sensoriale. E invito Chiara Tomasi di Arconvert che ci delineerà un po' un percorso in tal senso. Ecco, come avete notato, sono problematiche piuttosto evidenti. Un altro aspetto che io vorrei evidenziare è come in Italia ci siano anche delle contraddizioni a livello ministeriale. C'è un ministero dello sviluppo economico che va in una direzione e quello delle politiche agricole in un'altra. Capite benissimo che non si può fare economia se ci sono fronti contrapposti, visioni contrapposte, gli organismi di controllo che sono tanti, e in questo caso quindi bisogna fare in modo che ci sia una sintesi. Ecco, queste sono delle lacune che vanno risolte. Ecco, siamo pronti con... poi dopo ci sarà, dopo Chiara Tomasi, seguirà il confronto Italia-Spagna. Io so già chi tra i due paesi è più avanti, perché c'è sempre un paese che è più avanti. E l'Italia è afflitto un po' da certi atteggiamenti da freno a mano, cioè nel senso che le imprese sono ostacolate dalle pubbliche istituzioni. Voi mi direte perché le pubbliche istituzioni sono così ostili. Non saprei dare una spiegazione logica, perché è illogico l'atteggiamento, però il fatto è che per esempio ci siano tanti organismi di controllo che servono naturalmente ad alimentare tanti posti di lavoro evidentemente, e non invece una semplificazione dove un unico organismo di controllo altamente specializzato, fornito da personale competente e anche numericamente diciamo efficace per fronteggiare qualsiasi problematica, ecco, già questo è un grosso limite che va superato. Quanto per esempio all'aspetto del marketing, se voi ci fate caso, notate il vino, con la differenza tra vino e olio. Nelle bottiglie di vino non c'è scritto nemmeno vino, mentre nelle bottiglie di olio non soltanto bisogna scrivere la categoria merceologica, ma bisogna anche precisare tante indicazioni pletoriche inutili, e io le ritengo anche stupide. Olio di categoria superiore, eccetera, che ruba uno spazio immenso, toglie ossigeno a chi deve realizzare delle etichette che fungano da poli attrattori, perché l'etichetta deve convincere il consumatore anche per la bellezza, per il messaggio. E quindi specificare qualcosa che è inutile è assurdo. Queste complicazioni sono tipicamente italiane e vanno superate. Ecco. Vedo che ci sono problemi tecnici, ecco, io non ho problemi, proseguo, però se c'è qualche domanda nel frattempo da parte del pubblico possiamo tranquillamente rispondere sulle questioni che abbiamo messo in evidenza. Vedo che c'è anche Juan Peñamil, che anzi dopo, ma potete anche salire sul palco. Juan Peñamil, Isabel Caveglio, prego. E invito anche a salire sul palco poi Gianni Pasini, Stefano Romoli, perché poi proseguiamo, il tema è lo stesso. Ecco qua. Prova. Buongiorno, siamo qua oggi per parlare di packaging come strumento di marketing sensoriale. Buongiorno. Allora, volendo parlare di comportamento d'acquisto, sappiamo che mediamente il consumatore impiega solamente 12 secondi per procedere alla scelta e ad acquistare il prodotto che ha scelto. E chiaramente questo accade per due motivi. Uno è perché
il tempo è il lusso dell'uomo contemporaneo, e in secondo luogo perché non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. E se la ragione ci porta a pensare, le emozioni ci portano ad agire. Quindi 12 secondi per scegliere un prodotto significa che si tratta di un acquisto d'impulso. Le neuroscienze ci spiegano che il sistema sensoriale e le emozioni modulano la valutazione e la scelta dell'acquisto. Questo è il modello del cervello emotivo di Ledoux. Come vedete, gli stimoli arrivano al talamo sensoriale e direttamente vengono portati all'amigdala, che è una parte del cervello che dopo crea le risposte emotive. Questo passaggio si chiama via bassa talamica veloce perché bypassa la corteccia cerebrale. Questo cosa significa? Significa che sostanzialmente solo alla fine c'è la percezione conscia di quello che abbiamo fatto, cioè la nostra scelta è prima di tutto emotiva e solo successivamente conscia. Infatti noi tendiamo a pensare che la percezione è che si pensi, si senta e si scelga, quando nella realtà invece sentiamo, scegliamo e poi pensiamo. Infatti gli stimoli arrivano in primo luogo al sistema limbico del nostro cervello e solo successivamente alla parte della corteccia cerebrale. E parlando di percorso d'acquisto nell'era della frammentazione, ci rendiamo conto di come il percorso d'acquisto sia molto più frammentato anch'esso ed accidentato a causa appunto della polverizzazione del mercato, perché ci sono tantissimi competitors, a causa della frammentazione dei media e delle azioni di marketing e ad oggi anche per via della frammentazione delle opzioni d'acquisto. Ormai non si acquista solo più nel punto vendita, nella GDO, ma anche in internet. E il consumatore, di conseguenza, anche egli è confuso, disorientato e paradossalmente poco informato, perché viene bombardato da informazioni e si trova in una situazione paradossale di confusione. Di conseguenza è poco fedele, come abbiamo sentito prima dire, e si basa nella decisione d'acquisto su pochissimi fattori, che sono l'occasione d'acquisto, la fascia prezzo e il packaging. Quindi se il momento vero, l'unico momento di verità in cui il consumatore viene in contatto con la bottiglia d'olio è nel punto vendita, possiamo renderci conto del perché la percentuale dell'indice di decisione d'acquisto nel punto vendita si è cresciuta negli anni fino al 76%. Inoltre, intervistati, l'86% dei consumatori si sono dichiarati come appartenenti alla categoria degli switchers, cioè consumatori non fedeli. In generale, queste sono statistiche, dopo se volete vi do le fonti, ma sono statistiche che parlano di prodotti. Ci sono dei focus anche sul vino e anche sull'olio, però prevalentemente si tratta di statistiche che parlano di prodotti nella GDO, nel mercato retail, quindi. Quindi in una situazione dove il percorso d'acquisto è accidentato, dove il consumatore è poco informato e disorientato, come si fa a competere in un punto vendita super fornito? Soprattutto come si fa a convincere un consumatore che sceglie in 12 secondi? Occorre differenziarsi. Il
consumatore, abbiamo visto, è disorientato e poco informato, e di conseguenza le statistiche ci dicono, questa è una statistica presa per Vinitaly dal mondo del vino, ci dicono che, non parliamo in termini di prezzo, parliamo in termini di valore, il packaging ormai ha raggiunto il 75% del valore del prodotto, del valore complessivo del prodotto. E come si fa a differenziarsi? Le statistiche di nuovo ci dicono che la giusta soluzione di packaging viene notata dal 76% in più dei consumatori. È un dato assolutamente incredibile se ci pensiamo, perché normalmente si tende a pensare che sia il contenuto della bottiglia quello che conta, mentre il 60% dei consumatori dichiara di aver scelto il prodotto e aver acquistato il prodotto esclusivamente perché influenzato dal packaging o dalle emozioni che l'etichetta gli ha suscitato quando ha visto la bottiglia. Quindi il packaging, da semplice contenitore e da, diciamo, elemento fondamentale per proteggere e trasportare il prodotto, diventa un fondamentale strumento di comunicazione che è in grado di influenzare il comportamento d'acquisto del consumatore. Questo specialmente, chiaramente, nel settore del food and beverage. E adesso parliamo di packaging come strumento di marketing sensoriale, appunto. Perché? Perché i materiali, i colori, le immagini, le texture, sia del packaging che dell'etichetta, ma anche la forma della bottiglia, se vogliamo, o il colore della bottiglia, o addirittura i messaggi scritti che il consumatore legge, e suscitano e stimolano i sensi del consumatore a vari livelli e in vari modi. Il pack appeal conta per dei buoni motivi. Conta per dei buoni motivi perché, appunto, l'olio, prima di assaggiarlo, bisogna guardarlo. Bisogna prendere in mano la bottiglia, guardare e leggere l'etichetta. Quindi, se andiamo a vedere, vista e tatto vengono sollecitati a livello sensoriale molto prima che gusto e olfatto. Il pack appeal conta anche perché nella relazione tra forma e contenuto il nostro cervello fa un'associazione immediata tra l'involucro e il contenuto. Di conseguenza le statistiche ci dicono che un packaging e un'etichetta di qualità fanno pensare ad un olio di qualità, mentre un'etichetta o un packaging percepiti come scadenti danno come risultato una percezione di un olio scadente. Ma qual è la soluzione giusta per il packaging? Allora, deve assolutamente catturare l'attenzione per differenziarsi rispetto alla concorrenza, deve suscitare emozioni, deve conferire valore aggiunto in modo tale da influenzare la decisione d'acquisto e deve rassicurare, come abbiamo visto prima, il consumatore circa la corrispondenza qualitativa tra involucro e contenuto. E il ruolo dell'etichetta è fondamentale in questo, perché l'etichetta accompagna la bottiglia fino sulla tavola del ristorante o la tavola di casa. Quindi non è uno strumento importante solo perché stimola i sensi e quindi diciamo che attira l'attenzione, aumenta le possibilità d'acquisto, ma diventa un fondamentale mezzo per iniziare la relazione tra brand e consumatore e rafforza quindi anche la brand awareness del prodotto. Quindi l'etichetta sostanzialmente è la porta di accesso al prodotto, l'insegna del valore del prodotto, ma anche il vessillo della marca. Le potenzialità dell'etichetta, sì, perché l'etichetta ha anche altre potenzialità, in quanto
oltre a riportare l'indicazione a norma di legge, oltre a iniziare appunto quello che abbiamo visto, la relazione tra il brand e il consumatore, in continua ad inviare messaggi per quanto riguarda il prezzo, la qualità, l'eleganza, la storia, la tradizione, l'origine, le caratteristiche organolettiche del prodotto. Ma non solo. L'innovazione tecnologica, chiaramente, agevola ed enfatizza le potenzialità dell'etichetta trasferendo ulteriori contenuti, tutti i contenuti che il produttore desidera. Grazie chiaramente alla tecnologia del QR codes, dei tags per lo storytelling e la realtà aumentata. Scusate. No, tornati indietro. No, no. Scusatemi, abbiamo dei problemi tecnici. Ok. Ok, un attimo. Può andare avanti di uno, per favore? Riesce ad andare avanti di uno? Ok, grazie, scusatemi. Ma come si prende la decisione giusta? Come trovare il modo per creare la giusta etichetta e il giusto packaging? In questo ci viene in aiuto il neuromarketing con tutti i suoi strumenti. In particolare le nuove tecniche di neuromarketing ci consentono di raccogliere un insieme di dati, tra i quali per esempio l'indice di gradimento della scelta grafica piuttosto che il grado di attivazione delle emozioni che il consumatore prova nel momento in cui vede l'etichetta, che relazionati e confrontati con altri parametri tipo la propensione all'acquisto, piuttosto che la motivazione d'acquisto, piuttosto che la percezione della qualità del prodotto ed altri parametri, consentono appunto di virare le scelte di design in modo tale da raggiungere il consumatore e proporgli l'etichetta migliore per il messaggio migliore che si vuole proporre. Questi sono alcuni strumenti di neuromarketing. Abbiamo in particolar modo l'eye tracker, che consente di rilevare il movimento degli occhi tracciando un percorso oculare, e l'elettroencefalogramma, chiaramente, che rileva il grado di attivazione delle varie aree del cervello, il face reader, che riconosce le emozioni provate attraverso le espressioni facciali, la skin conductance, che ci permette appunto di capire l'attivazione delle emozioni attraverso la sudorazione, piuttosto che appunto il battito cardiaco, la respirazione, e il grado di risposta dei muscoli e i tempi di reazione alla vista di una determinata etichetta. Sono tutti strumenti molto interessanti e molto potenti, che permettono appunto di creare un'etichetta quanto più efficace possibile. Ecco, per esempio qua in particolar modo vedete che l'eye tracker su due etichette diverse, adesso qua l'immagine è un po' sfocata, si vede poco, con colori diversi, in questo posto, in questo puntino dove c'è il rosso, indica che il numero di fissazioni è maggiore, quindi vuol dire che in questa posizione dell'etichetta con questo particolare colore il brand viene visualizzato di più. Anche la psicologia del colore chiaramente ha il suo peso, perché può incidere sulla percezione dell'etichetta da parte del consumatore. Infatti nella nostra cultura occidentale il rosso è il colore della passione, il nero è il colore dell'eleganza, il bianco quello della purezza, il blu per esempio della serenità e il marrone quello della terra. Quindi
qualora si volesse spingere sul concetto di tradizione e di prodotto radicato nella sua terra, è chiaro che conviene utilizzare una colorazione in color marrone. Ma nell'era della comunicazione visiva e tattile sono importanti anche i materiali. Sono importanti perché appunto sono funzionali a trasmettere il messaggio in base al target che si vuole raggiungere. Chiaramente bisogna scegliere il materiale migliore e più coerente con quello che è il messaggio che si vuole comunicare. Adesso vorrei farvi vedere alcuni esempi di etichette e di packaging. Una bella presentazione. Non ho finito, portate pazienza ancora 2 minuti. No, mi ha rifatto partire il video. Ok, allora abbiamo visto una serie di bellissime etichette, di bellissimi packaging, ma dove sta la minaccia quando parliamo di etichette per gli oli extravergine d'oliva? Nella macchia, la famigerata macchia. La normativa EU, abbiamo visto, obbliga a non avere bottiglie o ampolle rabboccabili e prive di etichette sui tavoli dei ristoranti. Questo cosa significa? Che l'etichetta deve mantenersi ovviamente integra e immacolata per tutto il tempo che la bottiglia è sul tavolo a disposizione del cliente. Ovviamente per non compromettere l'immagine del brand, ma soprattutto per non compromettere l'immagine del ristorante. Quindi come risolvere questo annoso problema? C'è chi ha provato a risolverlo utilizzando carte scure e c'è chi ha provato a risolverlo utilizzando dei film plastici. Però le carte scure alla lunga si macchiano e dopo un po' si vede comunque la macchia sull'etichetta, mentre i film plastici chiaramente non comunicano la stessa idea di naturalezza e genuinità che comunica una carta naturale. Quindi
dobbiamo pensare che chiaramente i film plastici sono le stesse etichette che vanno a finire sulle bottiglie dello shampoo, quindi usare un film plastico per un olio d'oliva non può comunicare certamente l'idea di genuinità. E il buon Luigi mi ha chiesto di fare questo intervento perché ci potrebbe essere c'è sicuramente una soluzione risolutiva finalmente a questo problema, che ha studiato il laboratorio di Fedrigoni Cartiera, la nostra casa madre, insieme ai nostri tecnici di laboratorio Arconvert, che si può dire effettivamente è una soluzione risolutiva, in quanto è una gamma di carte completamente autoadesive, completamente antimacchia. E la tecnologia Greaseproof è una tecnologia particolare perché non è un trattamento, non è un film posizionato sul frontale della carta o sul retro della carta, è un trattamento dato in impasto, e questo permette e fa sì che la carta possa respingere le gocce di olio che scendono lungo il collo della bottiglia e che cercano di aggredirla sui bordi. Immaculate Papers, quindi sono 9 preziosi frontali Fedrigoni studiati per rivoluzionare il packaging dell'olio d'oliva e della cosmetica, disegnati le etichette del nostro catalogo sono state disegnate dalla bravissima Isabel Cabello, che è qua con noi. E io vi rimando più tardi in sala Bramante ad un approfondimento se volete venire a capire meglio questa tipologia di carta. Grazie. Grazie a Chiara Tomasi. È stata esauriente. Scusatemi per le difficoltà tecniche. Bello anche il filmato perché fa percepire. Io poi ho provato personalmente, ho visto effettivamente la differenza, conoscendo un po' la storia delle etichette del passato, dove erano inguardabili al ristorante vederle così macchiate, e poi anche nelle abitazioni domestiche, in cucina, avere delle brutte etichette sporche non sta bene, anche perché a differenza del vino, che è un prodotto che naturalmente si consuma in fretta, l'olio ha necessità di avere anche una bellezza estetica che permanga nel tempo senza che ci sia quel lutto. E sono contento che ci siano imprese che lavorino in tal senso, perché un tempo il mondo dell'olio era carente in questo. C'erano delle etichette che sicuramente erano antimacchia, ma erano piuttosto grossolane, cioè non erano delle belle etichette dal punto di vista estetico, invece in questo caso ci sono anche delle belle carte.
che vengono spesso utilizzate dal vino. Una domanda che mi viene da fare è questa, sola risposta e potrei anche non farla. Rispetto al vino, ovvio che il mondo dell'olio investe poco, sono poche le aziende che si preoccupano di utilizzare le giuste carte, ma se dovessimo fare un'analisi di chi per esempio attinge a queste etichette di alta qualità, tra nord, centro-nord e centro-sud, quali sono le aziende che rispondono di più? È difficile dirlo, nel senso che ogni produttore normalmente fa la sua scelta in base al valore che vuole dare al suo olio. Nel senso che, come abbiamo visto prima, il consumatore percepisce il prodotto non più solo come il prodotto in sé, ma dà moltissimo valore anche alla confezione e all'involucro. Di conseguenza, se un produttore ha un olio buono e vuole valorizzarlo, fa una scelta di questo tipo. Per contro, un produttore che non intende valorizzare il suo prodotto al 100%, ma lasciargli solo quel 25% di valore, fa una scelta differente, quindi non sceglie questo tipo di carta. Quindi io dico sempre, dipende dal valore che voi volete dare al vostro prodotto. Ecco, mi chiedo spesso perché le aziende di marca, quelle che fanno grandi numeri, hanno delle etichette non sempre belle, perché posso comprendere le piccole aziende agricole che magari non hanno le risorse, ma nemmeno diciamo ciò che vediamo al supermercato è veramente così bello, eppure l'investimento non credo che sia poi eccessivo. Non è un investimento eccessivo, è chiaro che un olio da prezzo non ha le stesse peculiarità di un olio premium, però dipende poi dall'azienda che tipo di policy vuole adottare, perché chiaramente cercare di elevare il livello, il posizionamento di un prodotto da prezzo deve essere, diciamo, una strategia aziendale. Il packaging sicuramente, l'attenzione al packaging, l'attenzione all'etichetta e al design, abbiamo visto, sono uno strumento fondamentale per elevare il prodotto. È chiaro che dipende poi dopo dall'azienda se ha intenzione di farlo oppure no. Io credo che a parità di prezzo, cioè anche nello scaffale dei prodotti da prezzo, quello che ha il packaging migliore è quello che viene scelto, quindi di conseguenza un'azienda, per quanto voglia tenere prezzo basso e voglia adottare una policy diversa rispetto alla gamma magari premium, secondo me deve farsi delle domande, perché ripeto, a parità di prezzo, a parità di fascia prezzo, quello che conta poi dopo è il packaging. Beh, nel caso del vino per esempio possiamo evidentemente notare come anche i vini da primo prezzo abbiano delle etichette sicuramente migliori rispetto al passato, dove c'era una differenza anche per cui la fascia base di partenza era poco curata. Sì, si sta andando ora in questa direzione. Ora invece è cambiata la tendenza nei vini e spero che cambi anche negli oli, perché anche il primo prezzo, che è un olio necessario, perché è quello che io definisco olio democratico, perché se una persona non può permettersi di spendere parecchio è giusto che prenda un olio che sia genuino, che abbia le caratteristiche che la legge consente. Ecco, invece riguardo al tema Italia-Spagna che ora affronteremo, noto che dalla presentazione c'è spesso la lingua spagnola, segno che voi siete presenti in Spagna, che la Spagna risponde molto bene. Sì, a livello, specialmente a livello, diciamo, di packaging, vabbè, a parte la nostra consociata spagnola Arconvert S.A., che chiaramente lavora sul territorio, c'è da dire che a livello di packaging in Spagna hanno capito molte più cose rispetto a noi in Italia, di sicuro, perché sono già 5-6 anni che hanno implementato questa evoluzione, diciamo, ponendo molta più attenzione su quelli che sono gli aspetti estetici, anche funzionali, come questo della, per esempio, della macchia sul packaging dell'olio. Io ricordo che a Verona intervistai Juan Peñamil negli anni 90 e chiesi una domanda specifica. Il confronto Italia-Spagna, chi sta più avanti? E quando mi disse Juan Peñamil, direttore, editore di Mercasei
di Oliva Tessen, mi disse: l'Italia noi vi prendiamo ad esempio. Ecco, oggi è cambiato un po', si è rovesciato, nel senso che su questo fronte c'è un investimento, e soprattutto, oltre che un investimento, a mio parere una sensibilità, perché effettivamente io ho sentito vari imprenditori che lavorano sui materiali, quindi a partire dalle bottiglie, con Stefano Romoli che ora ci parlerà, che alla fine poi non ci sono delle differenze sostanziali, quindi si tratta semplicemente di avere una visione e scegliere in funzione di un progetto, per cui non si confeziona semplicemente scegliendo la bottiglia di minor costo, come d'altra parte fa il consumatore. Ci si lamenta per esempio che il consumatore scelga il primo prezzo, ma molto spesso anche le stesse aziende si affidano per i propri materiali al primo prezzo, e anche qui è un errore di prospettiva sia da parte delle aziende che partono male, sia da parte del consumatore che giustamente pensa sempre a risparmiare, quando invece molto spesso capita che la qualità rispetto a quel bene che poi uno sceglie di adottare non c'è neanche una differenza, diciamo, significativa di prezzo. Ecco, è cambiato qualcosa nel rapporto Italia-Spagna. La Spagna ha fatto una corsa e passi da gigante, corre tuttora, ha una sensibilità diversa, perché scegliere certi materiali e adottare quindi soluzioni tecniche vantaggiose è sicuramente un punto di forza che ora sta caratterizzando la Spagna, è così? Buongiorno, grazie Luigi per la tua cortesia e anche per l'invito a partecipare a Olioficina Festival. Congratulations per Olioficina Festival. Io penso di sì, abbiamo parlato tante volte di questo tema. Io penso che non è bisogno di vedere questo come un confronto Italia-Spagna, anche dal punto di vista della qualità e dal punto di vista del packaging e dal punto di vista formale. Io penso che l'Italia è, da tanti aspetti, è stato prima della Spagna dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista del packaging, e penso anche che Spagna gli ultimi anni, gli ultimi 7, 8, 9 anni ha fatto un vantaggio spettacolare dal punto di vista qualitativo e anche dal punto di vista del packaging. Qui c'è Isabel Cabello con come esempio di queste dell'avanguardia in questo momento, penso che in Spagna si fa dal punto di vista del packaging per l'olio, con dei disegni spettacolari, con dei briefing che i clienti facilitano, danno allo studio, e lo studio dal punto di vista della personalità, dell'essenza di questa marca, fa un packaging spettacolare che rappresenta veramente la particolarità, l'essenza, l'anima di questa marca. Perché io penso, Chiara lo ha detto nella sua intervenzione, che la qualità per l'olio un po' c'è la qualità. Allora, adesso Spagna, Italia, la Grecia, la Tunisia, la Sudafrica, l'Argentina, la qualità c'è, ci sono dei tanti produttori di extravergine di alta gamma, di altissima qualità. Allora, il packaging è assolutamente essenziale. Un consumatore quando arriva a un negozio, a un magazzino dove si trovano 350 marche diverse di olio, che cosa fa? Deve dire allora qual prendo? Allora il packaging è per me la prima volta è tutto, il packaging è assolutamente essenziale. Penso che è importantissimo. Chiara ha fatto una bellissima presentazione, ha detto delle cose molto molto interessanti. E il packaging c'è, l'etichetta, c'è la bottiglia, c'è tutto. E allora penso che è molto molto importante, e penso che tanto l'Italia come la Spagna hanno fatto gli ultimi anni di grandissima avanzi in questo senso. E
Può essere, Luigi, interessante di parlare, perché i bimi, le oli, c'è la consumazione di bini e di olio è assolutamente diversa, no? Il bini è c'è un aspetto sociale al consumo, e le oli è più un aspetto più, non so come dire in italiano, è un aspetto come condimento. Allora, questo discorso è interessante, possiamo dopo parlare un po' di la consumazione di oli e quello che riguarda il packaging in questo senso. Ma definitiva, penso che non è questo confronto Italia-Spagna, penso che alla Croazia ci sono dei disegni spettacolari, alla Tunisia, alla Sudafrica, Spagna, Italia. Il mercato dell'olio a livello mondiale è un mercato in equilibrio dal mio punto di vista. Se vediamo come si dice in italiano, le cifre, la produzione mondiale è di 3.000 tonne approx e il consumo è di 3.000 tonne. Allora è questione di mettere in valore assolutamente questi prodotti come la grassa più salutabile e la grassa più dal punto di vista gastronomico più